Marcello Dinacci, 20 anni, nato e residente a Napoli, studente della Federico II di Napoli, corso di laurea in storia, ha conseguito il corso alla Dante Alighieri condotto dal Fagnano, grazie al quale, noi diciamo subito, oggi si trova qui con noi. Buonasera. Schermi, etichette, misteriosi sigilli applicati all'astratto, argini con cui uccidere la sovranità folle dell'arte individuale. Padroni eccelsi del sapere critico, schiavisti dimentichi del sapore etico. La scienza esatta cancella il dubbio dal quale nasce nulla. Pensieri pagati da menti bacate. L'eristica sovviene all'uso degli sciocchi. Il loro verbo condanna più della morte. In frammenti di Dioniso siamo dispersi, innumerevoli. Poesia, una, magna imperium est. Questa poesia è uno sfogo liberatorio contro le censure, ma in particolare contro le etichette utilizzate troppo spesso per incanalare i poeti individuali del nulla, innumerevoli, sta per uno, nessuna e centomila. La speranza è che i poeti possano comandarsi da soli. Però la cosa che mi ha colpito, senza da meno agli altri che sono già passati, che verranno, la sua recitazione. Sembrava Romeo. A un certo punto mi è stato Giulietta, perché si è messo proprio con impegno, io lo guardavo con la coda degli occhi, e io dico che un applauso lo meriti per questa tua recitazione. Quindi è un impegno anche per gli altri. Bravo, 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 bravo.